Il giorno 10 agosto è un giorno importante per la comunità filomeniana, sia a livello locale del popolo di Mugnano e Cardinale, sia a livello internazionale, perché in questa giornata fu, traslata da Roma a Mugnano del Cardinale, dalle catacombe di Priscilla a Mugnano del Cardinale nel santuario di Santa Filomena. Oggi, celebriamo con il vescovo emerito della diocesi di Nola questa ricorrenza e siamo veramente contenti di sentire ancora di più questo profumo di una santa che ha scelto Gesù e che ha fatto di Gesù la parte importante della propria vita. Ecco, fino all'effusione del sangue. Ci ritroviamo nel III secolo sotto la persecuzione di Diocleziano, dove Santa Filomena rifiutò i beni materiali, ma ecco, per mantenere fedeltà a Cristo e quindi portare quel Gesù nella propria vita e soprattutto coinvolgere con la propria vita, nonostante la sua giovinezza, anche gli altri che incontrava. Siamo davanti al sacro corpo di Santa Filomena, quel corpo che ancora oggi parla e suona nella vita di tanti fedeli. Un saluto affettuoso a tutti i fedeli, ecco, vicini e lontani di Santa Filomena. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Eccellenza Reverendissima, grazie della vostra presenza quest'oggi in mezzo a noi. Veramente siamo gioiosi di rincontrarci in questo paese e intorno all'altare di Gesù. In una giornata particolare per il popolo di Mugnano, ma per tutta la spiritualità filomeniana nel mondo. Oggi ricordiamo due cose. In primis, ecco, la traslazione di Santa Filomena da Roma a Mugnano del Cardinale, da dove ha inizio poi la grande esperienza filomeniana con tanti prodigi e soprattutto con tanto supporto a Dio attraverso la testimone Filomena. E poi anche
la nascita al cielo di Santa Filomena. E facciamo questa duplice esperienza, mettendoci alla scuola di Gesù, quel Gesù che Santa Filomena ha amato fin dalla tenera età. Grazie della vostra presenza e accompagnateci con la preghiera. A voi tutti, fratelli e sorelle, un cordiale saluto, a voi qui presenti, a tutta la vostra città, le comunità parrocchiali. Grazie a Don Peppino per questo invito a pregare con voi in questo giorno importante. 1805, le reliquie della Santa arrivavano qui in mezzo a voi. Cosa stiamo per fare in questo momento? Cosa stiamo per fare? Perché è importante una parola che ci ha consegnato San Luca, capitolo 4. Gli occhi della gente erano fissi su Gesù. Cosa vogliamo fare? Vogliamo guardare Gesù Cristo. Vogliamo dipendere dalla sua bocca. Vogliamo ascoltare le sue parole, perché le sue parole sono parole che fanno venire la vita. Vogliamo guardare il suo gesto, dare la vita, perché quel gesto è il gesto che dà la vita. Prepariamoci a fissare lo sguardo sul Signore, riconoscendo che di Lui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di essere toccati, di essere amati, di essere salvati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Thank you.
Preghiamo. O Dio che ogni anno ci allieti nel ricordo di Santa Filomena, concedi anche a noi, illuminati e sorretti dal suo esempio, di seguire Cristo sulla via della croce. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Deuteronomio. In quei giorni Mosè rivolse queste parole a tutto Israele. Io oggi ho 120 anni, non posso più andare e venire. Inoltre il Signore mi ha detto, tu non passerai questo Giordano. Il Signore tuo divino passerà davanti a te, distruggerà davanti a te quelle nazioni e tu prenderai il loro posto. Quando Giosuè egli passerà alla tua testa, come il Signore ha detto. Il Signore tratterà queste nazioni come ha trattato Sicon e Og, re dei Omorrei, e come ha trattato il loro paese, che egli ha distrutto. Il Signore le metterà in vostro potere, e voi le tratterete secondo tutti gli ordini che vi ho dati. Siate forti, fatevi animo, non temete, e non vi spaventate di loro. Perché il Signore tuo Dio cammina con te, non ti lascerà e non ti abbandonerà. Poi Mosè chiamò Giosuè e gli disse alla presenza di tutto Israele, sii forte e fatti animo, perché tu entrerai con questo popolo nel paese che il Signore ai loro padri giurò di darvi, tu gliene darai il possesso. Il Signore stesso cammina davanti a te, egli sarà con te, non ti lascerà e non ti abbandonerà. Non temere e non ti perdere d'animo. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Il Signore cammina davanti al suo popolo. Il Signore cammina davanti al suo popolo. Voglio proclamare il nome del Signore. Date gloria al nostro Dio. Egli è la roccia perfetta e l'opera sua. Tutte le sue vie sono giustizia. Il Signore cammina davanti al suo popolo. Ricorda i giorni del tempo antico, medita gli anni lontani, interroga tuo padre e te lo farà sapere, i tuoi vecchi e te lo diranno. Il Signore cammina davanti al suo popolo. Quando l'Altissimo divideva i popoli, quando disperdeva i figli dell'uomo, egli stabilì i confini delle genti secondo il numero degli israeliti. Il Signore cammina davanti al suo popolo. Porzione del Signore è il suo popolo, Giacobbe è la sua eredità. Il Signore lo guidò da solo, non c'era con lui alcun Dio straniero. Il Signore cammina davanti al suo popolo. Non accoglie il regno di Dio come un bambino, dice il Signore, non entrerà in esso. Sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
In quel tempo i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è più grande nel regno dei cieli?» Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me. Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Che ve ne pare? Se un uomo ha 100 pecore e ne smarrisce una, non lascerà forse le 99 sui monti per andare in cerca di quella perduta? Se gli riesce di trovarla, in verità vi dico, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Sorelle, innanzitutto permettetemi che con voi voglio ricordare due preti, Giovanni Braschi e Giovanni Picariello, che il Signore ha chiamato a sé qualche mese fa. Li voglio ricordare e a loro la mia gratitudine per tutto quello che hanno fatto qui in questo paese, in questa zona. E la nostra preghiera anche accompagni il loro cammino. Noi siamo fortunati. Io e voi siamo veramente fortunati, perché abbiamo un Dio che parla, un Dio che vede il nostro cuore, scopre le nostre domande, intuisce i nostri bisogni. Abbiamo un Dio che vede e che parla e ci dice delle parole che toccano il cuore e ci aiutano ad andare avanti. Poveri di noi se Dio non parlasse, non sapremmo come vivere e perché vivere. E questa sera Dio ci ha parlato e ci ha detto delle parole che sono tante perle che dobbiamo conservare, assolutamente, se vogliamo vivere una vita bella e una vita felice. Perché Dio ci chiama non a vivere una vita che sia un peso, un terribile peso. Dio ci chiama a fare una bella esperienza di vita, ma dobbiamo ascoltare le sue parole, che sono parole che ci indicano il cammino. Una notizia di cronaca. In Europa l'Italia è il paese dove si vendono più farmaci antidepressivi. In Italia si vendono farmaci antidepressivi più che in altre nazioni d'Europa. Perché questo fatto? Ci siamo ammalati del mal della vita. Non abbiamo più il coraggio di vivere. Non abbiamo più il coraggio di affrontare la vita. Non abbiamo più il coraggio di affrontare i problemi. Miei cari, la cultura ci ha talmente fatto diventare stupidi che vorremmo una vita senza problemi. Questa è la più grande stupidità, una vita senza problemi. Non è mai esistita, non esiste, non esisterà. Perché i problemi sono i compagni della nostra esistenza. Dio oggi ci ha detto una parola bella. Non temere, non perdetevi di coraggio. Andate avanti, io sono accanto a voi, io sono per proteggervi.
Mi cari, c'è una terapia per affrontare la vita? C'è una terapia per affrontare tutte le sorprese della vita? Tutte le sorprese, c'è una terapia. La terapia c'è, beati noi, se quella terapia l'accettiamo e la proviamo. E la terapia è: Dio è con te, non aver mai paura. Ti possono venire addosso tutte le tempeste, puoi sperimentare tutti i fallimenti, puoi attraversare tutti i tunnel, puoi vedere tutto il buio di questo mondo. Non aver mai paura, io sono con te per proteggerti e per accompagnarti. Mi cari, perché siamo stanchi della vita? Perché dobbiamo ricorrere a tanti farmaci o a tanti surrogati? Perché il nostro cuore è vuoto, e quando il cuore è vuoto non si può vivere. Che cosa riempie il cuore? Riempie il cuore soltanto la certezza che nella vita non siamo soli, che nella vita non siamo abbandonati, che siamo su questo mondo non per caso, non per caso. Siamo su questo mondo perché amati, amati da sempre e amati per sempre. Mi cari, la cura per una vita bella e felice è sentirsi amati da Dio. Sentirsi amati da Dio. Ecco perché per noi è importante la parola. Ecco perché per noi è importante l'Eucaristia che stiamo celebrando anche in questo momento, perché vogliamo sentirci abbracciati da Dio, perché vogliamo che la nostra vita sia una vita bella e una vita felice. Sentirsi amati, questa è la terapia. E poi Gesù nel Vangelo ci dice: dovete finirla di avere la malattia dell'adulto. Miei cari, nella vita bisogna crescere, nella vita bisogna crescere. Non si può restare sempre infantili. Gesù dice: ma tornate alle belle realtà che sono i bambini. I bambini sono quelli che amano tutti. Sono quelli sempre a disposizione degli altri. I bambini sono quelli che non hanno paura degli altri. I bambini sono quelli che hanno fiducia negli altri. I bambini non hanno sospetti, non hanno pregiudizi. I bambini hanno l'occhio positivo e il cuore pulito. Occhi positivi e il cuore pulito. Vogliamo essere felici? Lasciamoci amare da Dio e poi il secondo passo che dobbiamo fare? Finiamola col nostro egoismo. Finiamola col nostro individualismo. Mi cari, noi abbiamo paura del tumore, abbiamo paura della leucemia, abbiamo paura del Covid, e giustamente. Dovremmo aver paura di una malattia che sta generando un mondo disumano. Noi viviamo in un mondo disumano. Abbiamo occhi ma non vediamo nessuno. Abbiamo orecchie ma non sentiamo nessuno parlare. Abbiamo un cuore che è incapace di ospitare. Abbiamo delle mani pronte a prendere ma mai a donare. Gesù ci dice: volete essere felici? Cercate di essere come i bambini. Curate il vostro sguardo. Incontrate non degli amici, dei nemici. Incontrate degli amici, incontrate dei fratelli. Mi cari, la santità. Oggi stiamo ricordando alla vivo delle reliquie di Santa Filomena. La santità non è fare miracoli. La santità non è fare grosse penitenze. La santità non è stare fra le quattro mura della Chiesa dalla mattina alla sera. La santità è avere un cuore per Dio e per gli altri. È santo chi ha cuore per Dio e per gli altri. Non è santo chi dice tutte le preghiere di questo mondo e poi ha un cuore chiuso. Il cuore chiuso
e anti-evangelico e anticristiano. Miei cari, se noi siamo discepoli di Gesù di Nazaret, come lui dobbiamo avere un cuore aperto per Dio e poi un cuore aperto per gli altri. Miei cari, se non abbiamo il cuore aperto, diventiamo poveri mendicanti che andiamo cercando la felicità nei supermercati, nei negozi. Siamo mendicanti, abbiamo in cerca di felicità, la felicità è al nostro fianco, è vicino a noi la felicità. Lasciati amare da Dio e ama gli altri. Questo è il segreto della felicità. Lasciatevi amare da Dio. Amare e amate gli altri e sarete felici, sarete santi, sarete santi. Mi cade il Vangelo, tutto il Vangelo. Non serve per la salvezza dell'anima, Il Vangelo non serve per avere il paradiso. Il Vangelo è il segreto di Dio per una bella vita oggi, non una vita facile. Non una vita facile, che non esiste, una vita felice. Il Vangelo è una proposta di vita felice. Santa Filomena, tutti i santi hanno avuto il coraggio di prendere sul serio quella parola. Abbiate cuore. Aprite il cuore, perché un cuore vuoto poi deve ricorrere alle medicine. Alle medicine. Ma le medicine non curano il cuore. Non curano il cuore. Abbiate cuore per Dio e per gli altri, troverete la medicina per una vita meravigliosa. Radicati e fondati nella fede dei martiri e di Santa Filomena, testimoni di Cristo fino alla fine, rivolgiamo a Dio Padre la nostra preghiera filiale. Preghiamo e diciamo: donaci, Signore, un cuore generoso e fedele. Per il Santo Padre Francesco e tutti i pastori della Chiesa, la loro testimonianza evangelica giovi all'edificazione di tutti i credenti. Preghiamo. Per quanti in ogni parte del mondo sono perseguitati a causa della verità e della giustizia, guardando alla coerenza dei martiri, siano fedeli al Vangelo di Cristo. Preghiamo. Per i popoli umiliati e martoriati dalla violenza, per intercessione dei martiri, aprano il loro cuore alla speranza di una pace vera e duratura. Preghiamo. Per i giovani disorientati da messaggi fuorvianti, siano attratti dall'esempio di coraggiosa testimonianza che la Chiesa sempre offre nei suoi santi. Preghiamo. Per noi qui riuniti, per intercessione della martire Filomena, ci sia concesso di camminare forti nella fede, ardenti nell'amore e saldi nella speranza. Preghiamo. Voglio aggiungere una preghiera per Padre Beniamino, perché il Signore lo possa sempre conservare con la stessa freschezza, la stessa intelligenza e portare veramente lo Spirito di Dio nei cuori degli uomini e del popolo di Dio, sparso per la nostra diocesi. Preghiamo. E poi infine, ecco, Padre Beniamino ci ricordava all'inizio della
celebrazione. Preghiamo per i due confratelli, Don Giovanni Braschi e Don Giovanni Pigariello, che stanno vivendo la gloria di Dio, perché il Signore la possa accogliere nell'alto dei cieli e possano loro conquistare il paradiso. Preghiamo. O Padre, che ci offri attraverso i santi luminosi esempi di vita autentica, fa che partecipando alla Pasqua di Cristo cooperiamo al tuo disegno di salvezza per tutta l'umanità, per Cristo nostro Signore. Fratelli e sorelle, pregate perché questa famiglia radunata nel nome del Signore possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceva il nostro sacrificio, allora il suo nome e la sua santa Chiesa. I doni che ti presentiamo nel glorioso ricordo di Santa Filomena ti siano graditi, o Signore, come fu preziosa ai tuoi occhi l'offerta della sua vita per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e magnificarti nella lode dei tuoi santi. La loro passione fa risplendere le opere mirabili della tua potenza. Sei tu che infondi l'ardore della fede, concedi la fermezza della perseveranza, doni nel combattimento la vittoria per Cristo Signore nostro. Per questo dono, i cieli e la terra innalzano a te un cantico nuovo di adorazione.
e noi con gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, Vescovo Beniamino, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Filomeno, che è chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo sei unito alla morte di Cristo, rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Lorenzo, Santa Filomena, i Martiri e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Vicari, qual è il frutto dell'Eucaristia? Quando usciamo da questa chiesa, cosa ci portiamo? Una bella funzione? Ci portiamo una certezza. Se Dio è con noi, nulla potrà farci del male, perché Dio ci ama. Questa è la certezza che è il frutto dell'Eucaristia. Rivolgiamoci a Dio come i figli parlano al loro papà, come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei in cielo, sia o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto la parola di Dio possa gentilmente non vi addossate, tanto con calma prenderemo tutti la comunione, mantenete le distanze. Thank you.
Voglio dire un grazie ai padri francescani dell'Immacolata, che sono amici del santuario e che continuano questa amicizia in piena fedeltà e devozione anche a Santa Filomena. Poi voglio dire un grazie a tutti i collaboratori, in modo particolare a quelli più prossimi che sono accanto al santuario e alla devozione filomeniana, al comitato, alle varie rappresentanze dei battenti e a tanti fedeli che in questi giorni stanno venendo ai piedi del Sacro Corpo di Santa Filomena a portare la loro preghiera. Ecco, chiedo per tutti di riscoprire la bellezza di Gesù nel proprio cuore, quella bellezza che scoprì la nostra piccola ma grande santa Filomena. Anche coloro che vengono da fuori, questa è la casa di Santa Filomena, ma è la casa di tutti quanti noi, per trovare pace, per trovare amore e per trovare quella speranza di cui oggi Padre Beniamino ci ha annunciato. Voglio ricordare semplicemente, ecco, il 10 di agosto è il giorno della traslazione di Santa Filomena a Mugnano del Cardinale. L'11 agosto è la data liturgica di Santa Filomena e il 13 agosto è il nome di Santa Filomena. Noi come mugnanesi, ecco, festeggiamo Santa Filomena in questa giornata e faccio gli auguri a tutti coloro che portano il nome di Santa Filomena. Preghiamo. O Dio, che hai glorificato Santa Filomena con il dono della verginità e del martirio, per la potenza di questo sacramento, donaci di superare con forza ogni male per raggiungere la gloria del cielo, per Cristo nostro Signore. Amen. Auguri per voi, per Santa Filomena, a tutta la città di Mugnano, con un augurio. Santa Filomena vi dia il coraggio della fede, la sua fede. Vi dia il coraggio della speranza, la sua speranza, vi dia il coraggio della carità, la sua carità, e con la sua fede, la speranza e la carità, la vostra vita può diventare un grande miracolo, il miracolo della vita e il miracolo anche della vostra città, del vostro paese. Auguri per voi. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti oggi per celebrare la memoria di Santa Filomena, vi benedica, vi protegga, vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in Santa Filomena la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda sempre e dovunque testimoni autentici del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in Santa Filomena ci ha offerto un segno di fraterna solidarietà, vi renda capace di attuare nella sua Chiesa una vera comunione di fede e di amore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. E auguri a tutti.